Prego, consigliera, per 10 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente, grazie all'Assessore per aver illustrato il contenuto della delibera. Io devo aggiungere molto poco, se non mi sento di dire che siamo arrivati a questa delibera dopo un lungo percorso che ci ha visti riuniti in alcune commissioni, ma oltre al lavoro di commissione ci sono stati una serie di incontri anche con i dirigenti scolastici e con alcune delegazioni di genitori. Quello che ha appena detto il consigliere Corsetti può essere vero in una impostazione generale, però poi se andiamo a scendere nei particolari le valutazioni sono di altro tipo. Diciamo che da parte di questa amministrazione c'è stato essenzialmente la necessità di uniformare e non certo quello di mettere le mani nelle tasche dei cittadini romani. C'è da ricordare che questo servizio di mensa, il cittadino paga una quota contributiva che certo è ben lontano da quanto può essere quantificato un pasto. Ed è giusto, a nostro modo di vedere, che tutte le scuole godano di una pari opportunità. Noi abbiamo raccolto alcune lamentele, se così possiamo dire, di alcuni dirigenti scolastici che si sono ritirati autonomamente dalla logica dell'autogestione, perché per loro è veramente difficile affrontare tutto l'iter di un bando e di quello che ne consegue. Abbiamo avuto delle lamentele da parte di alcuni genitori che notavano alcune discrepanze all'interno di un plesso scolastico tra quella che era la centrale e quella che era la succursale. Quello che è importante è che comunque si è condizionati da un piano di rientro, che poi l'abbia firmato X, sottoscritto X o Y, poco importa. Quello che importa è che dobbiamo rimettere a posto i conti. Quello che è importante, mi preme sottolinearlo, è che abbiamo proprio con l'Associazione dei Presidi abbiamo incontrato anche l'ASAL, l'Associazione delle Scuole Autonome del Lazio, abbiamo condiviso insieme un percorso che inizierà, non dico da domani, ma molto probabilmente da dopodomani, per cercare insieme di migliorare in un percorso condiviso quello che è il servizio che l'amministrazione comunale deve rendere al cittadino, al netto di una autonomia scolastica che io amo sempre ricordarlo, è autonomia didattica, non è autonomia gestionale. Quindi il comune deve, all'obbligo di fare la sua parte, all'obbligo di assicurare con tutti i sistemi utili e previsti il miglior servizio possibile a tutte le scuole, così come a mio modo di vedere anche il dovere di ridistribuire quello che il comune tra virgolette guadagna o guadagnerebbe sul pasto non erogato, di rimetterlo a disposizione delle scuole, quindi per il miglioramento delle scuole a partire da dalla piccola manutenzione, ma anche senza dimenticare poi una offerta formativa che anche il Comune deve comunque dare alle scuole. Quindi un lavoro che ha portato a questa delibera, lo ripeto, lungo, anche complesso e comunque in ogni caso condiviso. Grazie.